Non ho la soluzione in tasca, ma faremo di tutto per trovarla. Ho visto una comunità ferita, non vi abbandoneremo. Sono le parole pronunciate dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte nel corso della sua lunga visita a Taranto, terminata all'una di notte. Il premier si è recato nel capoluogo ionico alla luce delle ultime vicende che toccano da vicino la città, con ArcelorMittal che ha avviato le procedure per il disimpegno, avanzando la richiesta di 5.000 esuberi per proseguire nella gestione dell'ex Ilva, ma anche per raccogliere le rimostranze di una comunità che da anni convive con la grave problematica dell'inquinamento ambientale. Il presidente del Consiglio, così incontrato fuori dai cancelli dello stabilimento, prima la folla inneggiante e la chiusura del siderurgico, ha così ascoltato le storie di operai in cassa integrazione, disoccupati, ambientalisti, genitori di bimbi malati e donne che hanno avuto un lutto in famiglia connesso all'inquinamento ambientale. Ha visitato quindi l'alto forno numero 2, quello sottoposto a sequestro dopo la morte dell'operaio Alessandro Morricella. Poi ha avuto un confronto con i lavoratori e i sindacati nel consiglio di fabbrica dello stabilimento. Subito dopo si è recato in prefettura per incontrare il procuratore Carlo Maria Capristo e i sindaci dell'area tarantina. Infine la visita del premier Conte si è conclusa nel rione Tamburi, il quartiere più esposto alle emissioni del siderurgico. Le associazioni ambientaliste hanno quindi voluto consegnare al presidente del consiglio una copia del piano Taranto con le richieste avanzate di chiusura delle fonti inquinanti e la bonifica del territorio con il reimpiego degli stessi operai con l'obiettivo di sviluppare un'economia alternativa. La sfida difficile da dover affrontare è quella di riuscire a coniugare la salvaguardia dei posti di lavoro con la tutela ambientale e il premier Giuseppe Conte ha assicurato come il sistema paese in tal senso farà di tutto per trovare una soluzione. Noi a questa comunità dobbiamo offrire l'occasione di un riscatto da questa potenziale e da questa reale tragedia. Dobbiamo ripartire per offrire il rilancio dell'intera comunità. Come la dobbiamo fare? Non c'è una persona, non c'è un singolo ministro, non c'è un governo che può risolvere il problema. Dobbiamo risolverla con tutto il sistema Italia. Cosa significa? Significa un gabinetto di crisi, significa lavorare 24 ore su 24 con una cabina di regia, chiamare le migliori energie produttive, intellettive che abbiamo in Italia, lavorare e cercare, ovviamente, sul presupposto che in questi momenti i vertici aziendali confermino quello che hanno già anticipato e dichiarato e stanno attuando, cioè la dismissione, dobbiamo lavorare come a garantire investimenti produttivi, a garantire tutela ambientale, a garantire la salute, il diritto alla salute, a garantire livelli occupazionali e a costruire per questa comunità dell'opportunità di lavoro.